In questa sfida ogni volta che fai gol si alza il livello del difensore. La challenge risulterà sempre più difficile. Partiremo da un livello base e saliremo sempre più di categoria fino ad arrivare alla Serie C. Il primo concorrente di questa nuova serie sarà il sosia di Cristiano Ronaldo, che se supera la prova sarà il primo giocatore selezionato al Pallone d'Oro di YouTube Italia 3.0. Okay, benvenuto. Ciao Pier. Sei ufficialmente il primo creator che verrà provinato per il Pallone d'Oro di quest'anno, il 3.0. Va bene. Negli scorsi video abbiamo visto delle tue clip, ok? Siamo rimasti meravigliati, anzi impressionati dalle tue giocate e soprattutto da come riesci a ricreare le movenze di Cristiano Ronaldo alla perfezione. Ok. Il pallone d'oro però, come ben sai, è uno contro uno e le caratteristiche che servono sono ben altre. A ogni turno ti metterò davanti un avversario sempre più difficile, sempre più forte, di categoria sempre più superiore, e ti prenderemo al pallone d'oro solamente se riuscirai a superarli tutti quanti. Partiamo dal primo livello, il TikToker. Gioca a calcio su TikTok per far ridere la gente. Il tuo avversario sarà Danjik. Ciao Danjik, benvenuto. Qual è il livello calcistico più alto che tu abbia mai raggiunto? Ho giocato in casa, ho giocato qualsiasi oratorio, ero il top player della mia città. Ok Cri, per passare al prossimo avversario dovrai superare 3 sfide. Prima sfida, hai 10 secondi per togliere la palla all'avversario. Seconda sfida, devi superare il difensore e fare gol. Terza sfida, stessa cosa ma con le porte piccole. Cri, sei pronto? 3, 2, 1, via! Ok, attenzione, livello TikToker che deve difenderla, siamo a 4 secondi, 5, 6, 7, 8, 9, bravo! Oh, stavi rischiando di fallirla, eh? Sì, sì. Ok, la prima prova è andata, adesso ci spostiamo alla seconda sfida. Cristiano, devi superare il difensore e fare gol, 3 tentativi al massimo. Parte allora, attenzione, CR7, Cristiano Ronaldo, che muove, ah, primo tentativo andato! Vabbè, adesso facciamo sul serio, dai. Vai! Attenzione, vediamo, fa il dribbling di Cristiano Ronaldo, tiro, freddezza, e anche questa prova è superata. Adesso c'è la terza e ultima e poi alziamo il livello dell'avversario. Va bene, vamo. Come prima Cri, 3 tentativi per superare il difensore. Ok, partita, attenzione. Attenzione, come muove le gambe, che rapidità. Da dietro, sta passando un po' troppo tempo, Cri, devi chiudere la prima, Cri, ci vuole un qualcosa di più, eh. Vieni, ti aspetto, let's go, let's go. Dai, secondo tentativo, quando vuoi, Cri. Attenzione, vediamo se arriva al gol, lo salta e c'è! Voglio solo dire che la difesa non è il mio forte, però ci ho messo il mio. Complimenti a... Grazie, comunque, io e te ci rivediamo un'altra volta, mentre con te passiamo al livello 2. Vai! Passiamo al livello 2. Gioca calcio su YouTube ed è stato convocato in nazionale creator. Il tuo avversario è Gnabry. Io e te ci siamo già visti. Qual è il più alto livello che tu hai raggiunto a giocare a calcio? Io ho lasciato il calcio a 13 anni e il livello più alto che ho raggiunto sono le challenge di YouTube. Ragazzi, abbiamo Inter Portogallo. Ronaldo, non sei voluto venire all'Inter, te ne farò piacere. Ah, aumenta la difficoltà, ma i secondi rimangono sempre 10. Cristiano, vai! Ok, attenzione, 2, 3, 4, mamma mia! Vamo! Sei stato più veloce di prima. E prima l'ho rischiata. Sa che i TikToker sono meglio degli YouTuber. Passiamo al dribbling e al tiro in porta. Attenzione che hai un avversario importante davanti. Vai! Vediamo Gnabry se riuscirà a placcare CR7. Mamma mia, velocissimo di gambe. Supera e gol! Ragazzi, abbiamo già chiuso la seconda sfida. Così, veloce! È quello vero. È quello vero, un po' più lento adesso. Va bene, modesto ragazzo. Ma adesso andiamo all'arena. Cristiano, sai già tutto, non ti devo ripetere nulla. Sei contro il semifinalista dell'anno scorso di YouTube. Non si passa qua. Perché sono anch'io al pallone d'oro, ricordiamolo. Ah, lui è il tuo possibile avversario, eh. Vedi di sbranarlo. Vai Cri, non avrai altre possibilità, eh. Attenzione! Ma questo elastico qui dove l'hai cacciato fuori? E allora salutiamo un altro esponente del canale. Ciao Gabriel. Sperando di non beccarlo al pallone d'oro. È stato bello. Iniziamo a fare sul serio. Passiamo al livello 3. Ha giocato in eccellenza e ha origini marocchine. Il tuo avversario è Zacchigno. Avanti il prossimo, benvenuto Zacchi. In che livello hai giocato nella tua carriera? Ho vinto la promozione, ho fatto eccellenza, poi subito dopo eccellenza e soprattutto campione di Goat League. Cominciamo a fare sul serio. Cri, ecco il prossimo. Oggi ti è andato di lusso. Ora qua. Guarda come ti devo sfidare.
Se ti batte così sei fuori dal discorso pallone d'oro. Ma già uno che trova le scuse. Ah, ok, ok. Liberiamo la belva. Via! Attenzione! Vediamo, passano i secondi, siamo già. Ah! Qui non mi metto neanche a contare, Chris. Come giudichi la sua aggressività? Bene, bene. Fiera, sappiamo, ragazzi, quanto il fisico conti al pallone d'oro. Ma adesso andiamo a fare il dribbling. Sai cosa devi fare? Dribblare e fare gol. Primo tentativo, sempre col suo doppio passo, fulminante. E gol! Oh, prima che ti devo mandare uno di Serie A! Bravo, Cri. Grazie. Via! Difensore altissimo. È già qui. Attenzione, vediamo se riuscirà a superarlo. CR spera, aspetta e spera. Attenzione! È il primo è andato, Cri. Parti già. Secondo tentativo. Attenzione. È bravo sto difensore che ti stana alto, non ti lascia tempo di respirare. Attenzione! Ti vedo in difficoltà, è rapido, rapido però. 3, 2, 1, vai! Attenzione, difensore molto alto, si trova già lì davanti. Vediamo se troverà il modo di superarlo. Attenzione, prova di nuovo con l'elastico. E c'è il gol! E c'è il gol, ragazzi! Mamma mia, il terzo tentativo. Quindi salutiamo il nostro terzo difensore. Adesso passiamo dall'eccellenza alla Serie D. Passiamo al livello 4. Viene dalla Moldavia e si è trasferito in Italia per lavorare col calcio. Il suo nome è Adrian. Tagliamo corto, qual è il punto più alto della tua carriera calcistica? Allora, il punto più alto è quello in Serie D al Mezzolara, squadra di Bologna. Sono pronto a fermare il vostro CR Spera. Signori, presentatevi l'un l'altro. Sei pronto? Ciao, sono pronto, e tu? Prontissimo. Lui ha giocato la Serie D 3 anni fa. Non so se tu ci sei mai arrivato. Sì, sì. Vabbè, tu hai giocato anche in Champions League effettivamente. Sì. Io non capisco perché faccio il provino che ne ho 5 di questi qua. Oh Adri, abbiamo bisogno di qualcuno che gli abbassi la cresta, eh? Per favore, perché se la crede un pochino troppo. Va Lui bene. Si considera già dentro e non va bene sta cosa. Partiti 10 secondi. Partiti il timer, attenzione. Mamma mia, alto livello. Finalmente iniziamo a divertirci. 5, 4, 3. Si fa già. Vabbè, però questa non vale perché L'ho buttata io da solo. È sempre palla recuperata, eh? No, l'ha buttata fuori da solo. Rimessa laterale sarà. Se il pallone dopo prendo il pallone così è preso comunque mio, anche se è sbagliato lui. Ti do un altro tentativo. Vai. Solo perché è stato lui a buttarsela fuori. Secondo tentativo. Partono ancora 10 secondi. Oh, questo è il gran fallo. No! Che fallo! Si è preso lui a me? Signori, si sta dimostrando un po' complicata questa prova. Oh, ultima volta, poi basta, mi sono stufato, via! Let's go! Ciao, mandato al bar, eh! Ti ha rimandato in Serie D, ti ha rimandato. E la prima sfida dove faccio? Tutti e 3 tentativi, ok, e l'ho rifatta. Okay. Posso dire che ha lo stesso ego di Cristiano Ronaldo? Non è fallo questo, Chris! Non è fallo questo! Ah, attenzione! Ma ragazzi, non è vero. Ma non potevi farcela vedere prima sta cosa? Ah, non è fallo, me ne sono accorto adesso. Pallone d'oro, queste cose vengono punite, Sì, ho visto. Ci saranno i cartellini e i rigori. Ma ascolta, ma vi sparate al pallone d'oro, cos'è? Dai. Ci sono gli archi al pallone d'oro, che il problema è il mio. No, dai, quest'anno la situazione sarà un po' più tranquilla. C'è l'arbitro. Ci sarà un arbitro serissimo, non ti preoccupare. Okay. Puoi andare. Attenzione, Cristiano, proverà il dribbling, anzi prova il tiro, ma torniamo con i piedi per terra, per favore. Ci hai provato. Cristiano nei tiri comunque. Attenzione, prova il dribbling, CR, Cristiano. Oh, vamo Cristiano! Vamo Cristiano! Aspetta! Dove sta Cristiano? Allora, Cri, resettiamo la testa, ti sta mangiando mentalmente. Sì. Se non sei forte mentalmente perdi al primo turno. Ultimo tentativo. Attenzione, CR spera, aspetta e spera. Come il suo avversario con questo dribbling. Oh, ogni volta sembra che stia andando troppo defilato e invece riesci a insaccarla dentro. No, ma se noi possiamo rifarla perché sta parlando un po' troppo. Tutta fortuna. Stai parlando un po' troppo? Possiamo anche rifarla, eh? Vogliamo fare la bella? Facciamo la bella. Facciamo la bella e vediamo chi parla troppo. Ragazzi, qua. Al termine di questo uno dei due starà zitto. Attenzione. Questa è bella, me la voglio proprio godere. Attenzione, doppio passo, triplo doppio passo. Mamma mia! Vabbè. Allora, siamo dentro l'arena, è qui che si decide tutto, ok? Perché nel pallone d'oro non ci sono le porte a 11, ci sono le porte piccole. Quando vuoi. Primo tentativo su 3. Mamma mia, da notare la rapidità di gambe! Per poco non va. Secondo tentativo. Vai Cri. Cristiano! Secondo là, Sperin! C'è da dire che lui potrebbe giocare ancora in Serie D. Sono sicuro, Pierino. Tu invece non ci puoi più giocare. Io non ci posso più giocare. No, io in Serie D a bocce, ragazzi. Pronto? Il procuratore del Mezzolara? Ha detto che si sono sbagliati quando ti hanno comprato.
Passiamo all'ultimo livello. Viene dal Brasile e ha vinto il pallone d'oro di TikTok. Il tuo avversario finale è Sergio Cruz. Allora Sergio, te l'ho chiesto già tante volte, ma ripetilo per il pubblico che ci segue da casa. Fin dove sei arrivato a giocare nella tua carriera? 8-9 anni Serie C l'ho fatti, adesso sono un po' vecchiotto, però ancora qualche spunto riesco a fare, quindi vediamo questo Cristiano Ronaldo che pasta è fatta, ma... Raga, questa sarà decisiva. Allora, questo è l'ultimo livello, ok? Vai. Non mi aspetto che tu lo passi. Ah no? Io pretendo che tu lo passi. Ah ok, adesso ti riconosco. Vediamo. E la fai abbassare sta cresta, Sergio? Lo vedo in forma sto ragazzo, vediamo. Però anche tu sei in forma, eh? Via! Poi via, oh! Partiti 10 secondi, attenzione! Livello finale. Sergio, sa bene come si difende, sa vai, fare il suo mestiere. Attenzione, sono fatto male? Ok, il pestone, Sergio. Sto proteggendo la palla, eh. Ok. Di nuovo, 3-2-1, vai! Ah, Sergio è molto bravo col fisico, eh. Cri, se ce la fai, fai un lavorone. 5 secondi, siamo a metà, 6, 7, 8, 9, 10, tempo scaduto. Bravo, Sergione sta al fatto suo, eh. Qui ti do la terza e ultima possibilità. 10 secondi, potresti non superarla, via. Ok, partiti 10 secondi. Attenzione, di mestiere, Sergio. Subito. Bravo, bravo, bravo. Prima prova superata, adesso passiamo al dribbling. Dimostraci perché ti dobbiamo prendere a sto pallone d'oro. Attenzione, qui Sergio, qui c'è il fallo. E qui c'è il fallo, la situazione sta degenerando. Palla e gamba come sempre. Allora, anche le gambe però. Più gamba che palla. Esatto, come sono lui. Una palla e poi gamba. Io nel dubbio ti faccio rifare un'ultima volta, perché non vorrei che vi ammazzate, regà. Vai. Qui dura. Ma non sarebbe il livello finale se non fosse dura. Attenzione, se respira. Vabbè. Ma ricordiamo che non è questa la prova più importante, perché adesso ci si gioca tutto nella gabbia. E adesso abbiamo l'ultima prova nel video e poi avremo il verdetto finale. Uno contro uno in gabbia, quando vuoi. Ti basta fare i gol in quella porta e chiudi la bocca a tutti quanti. Attenzione, che respira. Contro il pallone d'oro di TikTok, primo tentativo andato. E comunque nella gabbia sarebbe quella che mi ritorna. È vero. Vado. Vai. CR. Attenzione, bellissima. Sei andato troppo a lato. Troppo a lato. Cioè non intendo con le ali. Sei andato troppo verso il lato sinistro. Ultimo tentativo. Come va? Va. Un'ultima possibilità. Sei al 90° minuto. Ti serve un gol per vincere. Attenzione, la palla è ancora lì. Buona, buona, buona. Finché non ti viene tolta la palla puoi andare avanti. Mi stai ipnotizzando. Non ci sto capendo niente. Attenzione. Questa sarebbe, non dico una finale, ma poco ci manca. Attenzione. No! E Sergio prende palla. Non era dovuto segnare. Non si sa mai, nel dubbio segniamo. Io ti chiedo a te, che livello ti hai dimostrato? Cioè secondo te è un livello da pallone d'oro o no? Sincero. Da quelli che ho affrontato sì, secondo me può ambire a vincere il pallone d'oro. Addirittura a vincerlo. Sì. Sei ufficialmente dentro e penso che anche nei commenti saranno d'accordo con me. Sì. Vamo! Potresti essere il primo a vincerlo da allenatore e da giocatore. Vabbè, non tiriamo, ragazzi. Vengo eliminato al primo turno e torno a casa. Ciao, milione su YouTube, già lo sai. Già lo sai. Se con noi metti il pollice su, siamo i Pirlasv. Siamo i Pirlasv. 1 milione su YouTube, siamo i Pirlasv.